Cultura, arte e società è la rete d'azione che l'Associazione Borgo Antico lancia a Biceglie con la sottoscrizione di una serie di protocolli d'intesa con le principali associazioni cittadine. Ieri la presentazione alla presenza del sindaco Angelo Antonio Angarano, Francesco Rossi. Siamo giunti ad ospitare la 10ª edizione di Biceglie in Borgo Antico e questo è un orgoglio particolare per tutta la città di Biceglie. Ormai è una manifestazione che è diventata caratterizzante per la città di Biceglie, ha fatto sì che questa città diventasse un punto di riferimento importante per la cultura, non soltanto a livello regionale ma per la caratura anche degli ospiti che in ogni anno è stata in grado di far arrivare qui in città, credo anche per aver superato tranquillamente i confini regionali. È un bellissimo momento questo qua perché dimostra la maturità di questa manifestazione che ormai è diventata strutturale e che ormai si concentra sì in questi 3 giorni di agosto ormai da tanti anni, però che riesce comunque a coinvolgere la città di Biceglie durante tutto l'anno in incontri, in appuntamenti che sono diventati altrettanto importanti e altrettanto caratterizzanti. Quindi credo che questo sia un bellissimo risultato e credo che sia, ormai si possa tranquillamente definire come un volano per il turismo e per la valorizzazione della città di Biceglie e delle sue bellezze. Libri nel Borgo Antico, 10 e lode. Libri nel Borgo Antico, 10ª edizione. Iniziamo quest'anno con la sottoscrizione di un protocollo d'intesa con le realtà del territorio, provinciali e regionali. Il nostro evento diventa più un evento sistema attraverso delle sinergie che vengono condivise su tutti i punti di vista, solidarietà commerciale, cultura, promozione turistica. Il nostro evento diventa sempre più grande. La nostra idea di evento è quello di includere, è una realtà inclusiva la nostra. Sin dall'inizio abbiamo deciso di accogliere consigli, suggerimenti da tutte le parti.